Benvenuti all'ultimo dei tre video dedicati alle stampe delle cover Marvel realizzate per Disney 100 da artisti italiani. Non vi posso mostrare il numero 3536 con cui si conclude l'iniziativa perché in realtà sto registrando questo video prima di acquistare il numero. Il problema è che ho acquistato il numero, o forse dovrei dire acquisterò, visto che lo sto registrando prima, stranezze spazio-temporali dei video su YouTube. Nel giorno in cui mi metterò sul treno per tornare a Milano. Mi sono messo sul treno per tornare a Milano. Vabbè, tra poco questo effetto straniante si conclude. Però ci tenevo a presentarvi l'introduzione e la conclusione con la mia collezione Disney come location. Però come vedete alle mie spalle, anche per questo terzo video, come ho fatto per il secondo video, ho intenzione di raccontarvi qualcosa su un paio di queste copertine reinterpretate dal punto di vista disneyano. E probabilmente già avrete intuito quali delle due copertine saranno oggetto di questa terza e ultima parte. Per il momento, però, concentriamoci sull'unboxing vero e proprio delle stampe. Le ultime quattro stampe, che vi ricordo originariamente erano delle variant cover di Amazing Spider-Man pubblicate nel corso del 2023, sono dedicate alla Spider-Girl dell'universo Ultimate. Dietro la maschera in questo caso si trova Gwen Stacy, reinterpretata da Giada Pellissinotto. Quindi ecco gli X-Men di Vitale Mangiatordi che ripropone una porzione del gigantesco poster con cui Jim Lee celebrò il nuovo numero uno degli X-Men del 1991. Quindi ecco Paolo De Lorenzi che fornisce la sua versione disneyana della prima cover di Secret Wars, crossover della Marvel Comics degli anni 80. E infine Claudio Sciarrone, che reinterpreta le due mitiche copertine di Amazing Spider-Man 300 e Amazing Spider-Man 301, realizzate all'epoca da Todd McFarlane. Iniziamo però a dare uno sguardo alle versioni italiane di queste cover, a partire da quella di Secret Wars. In particolare vi mostro la copertina di Marvel Best numero 21 dell'ottobre 2015, che ripropone ai lettori italiani, in occasione dell'uscita in Italia del secondo Secret Wars, la saga originale. In questo caso la riproposizione va su tre volumetti brossurati che ripropongono in maniera abbastanza identica la prima edizione originale del crossover uscita nel 1990 per la Star Comics. Non a caso infatti alla fine dell'albo troviamo anche la ristampa degli articoli originali di quell'edizione e delle tre copertine originali. Il crossover realizzato da Jim Shooter, Mike Zeck e Bob Layton venne realizzato sotto la spinta della Mattel, che all'epoca aveva bisogno di una storia forte per promuovere la linea di giocattoli ispirata ai personaggi Marvel. La Mattel però contribuì al crossover anche suggerendo una serie di modifiche al design dei costumi di alcuni dei personaggi presenti nel crossover. E fu infine proprio la Mattel a suggerire il titolo del crossover. La storia però non ebbe solo delle ricadute sulla parte estetica dei supereroi Marvel, ma anche sulla loro continuity. Infatti è proprio sulle pagine di Guerre Segrete che Peter Parker, cioè l'Uomo Ragno, guadagnò il suo costume nero simbiotico, che successivamente Peter sostituì con un costume di tessuto quando si rese conto della pericolosità del simbionte con cui si era legato. Però è proprio il periodo del costume nero dell'Uomo Ragno che si va a concludere su Amazing Spider-Man numero 300. Quell'albo viene celebrato da Todd McFarlane, autore della serie,
con una copertina che poi venne ripresa con il 301, dove però Peter in quel caso indossa il suo costume classico ideato a suo tempo da Jack Kirby, ed è proprio la copertina del 301 che viene più esplicitamente celebrata da Sharrone nella sua proposta per Disney 100. In particolare posso mostrarvi la copertina del mitico Amazing Spider-Man numero 300 pubblicata all'interno del Marvel Oro numero 6, che ristampa la mini saga di 3 iniziata con il 298 chiusasi proprio col 300, che vede tra l'altro anche l'esordio di Venom che venne scritta da David Michelin, che insieme a McFarlane formava il team creativo ufficiale di Amazing Spider-Man. Purtroppo non posso mostrarvi la 301 che presumibilmente venne ristampata sul Marvel Oro numero 7. Questo perché purtroppo iniziai a collezionare la testata soltanto più avanti, a partire dal numero 8, e quindi ho dovuto recuperare in qualche modo Fumetteria e Banchetti i numeri precedenti, e il 7 purtroppo non mi è capitato tra le mani. Posso però mostrarvi le cover dei numeri 10 e 11, gli ultimi due della testata, sui quali vediamo l'uomo ragno, sempre ritratto da Todd McFarlane, in posizioni molto simili a quelle su cui venne ritratto su Amazing Spider-Man 301. In particolare la cover del numero 10 è in una posizione praticamente identica, a parte la mano chiusa, che invece sulla cover è aperta. Posizione che, tra l'altro, è la stessa che abbiamo sull'ultima pagina del Amazing Spider-Man numero 300. Non mi dilungo oltre con la storia di questa cover e delle recover di questa cover, che sono veramente tantissime, e quindi, sperando di aver fatto una cosa gradita con questo mix tra Disney e supereroi, che poi i supereroi Marvel in un video disneyano ci sono benissimo, visto che la Marvel è stata acquisita un po' di anni fa proprio dalla Disney. Per cui non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati, inclusi, qui faccio una piccola pubblicità, quelli della serie della scienza con i supereroi che sta per riprendere. Per cui, saluti a tutti!